5 gennaio. Parla, poiché il tuo servo ascolta. 1 Samuele 3:10. Ascoltare la voce di Dio. Nell'Antico Testamento v'è questa esortazione che viene da parte di Dio attraverso il profeta Isaia. Ecco il messaggio: porgete orecchio e date ascolto alla mia voce. State attenti e ascoltate la mia parola. È Dio stesso che parla e si rivolge a tutti gli uomini. Qui il Signore ci esorta ad aprire bene le orecchie. Perciò, se ascoltiamo con attenzione ciò che Egli vuole dirci, sentiremo dire che ci ama, che ha cura di noi e che vuole anche salvarci. Appena ci svegliamo al mattino, è bello elevare la nostra preghiera a Dio ed ascoltare la Sua voce attraverso la Sacra Scrittura. Sì, perché Dio parla a chi l'ascolta col cuore. Egli parla attraverso la Sua parola scritta. Gesù è venuto sulla terra per salvare i peccatori. Che bella notizia! Poniti questa domanda importante. Sono io veramente salvato? Non ti chiediamo di rispondere a noi, ma di rivolgerti a Dio direttamente, desiderando sinceramente la salvezza, il perdono e la pace nel tuo cuore. E Dio risponderà. Thank you.